La Notte Bianca di Prato La Perigna, tenutasi lo scorso 3 agosto, ha riscosso un enorme successo, confermandosi come uno degli eventi più attesi dell'estate. L'edizione di quest'anno, intitolata La Cumbia della Notte, ha trasformato il centro storico in un vivace palcoscenico di attività per tutte le età. La serata è iniziata alle 17 in Piazza Garibaldi, dove i più piccoli hanno potuto divertirsi con giochi e attrazioni. Alle 18 a Palazzo Santo Rocolello ha ospitato un incontro dedicato al tema del bullismo e dell'inclusione, attirando l'attenzione di molti partecipanti. Dalle 19 le strade del centro storico si sono animate con musica e aperitivi offerti dai bar locali, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente. Il momento clou della serata è stato il concerto della Vascover Band, che ha entusiasmato il pubblico in Piazza Madonna della Libera alle 22. Facciamo vedere che Prato La Perigna è un posto veramente della Madonna. Non lo so, si può dire a fianco alla chiesa della Madonna, sì, non ho detto niente di strano, il tuo posto della Madonna. Beh, alzate tutti le mani. A mezzanotte il cantautore pratolano Riccardo Di Simone ha regalato un'esibizione emozionante, prolungando la magia della notte. La festa è proseguita fino alle prime luci dell'alba, con un DJ set che ha concluso l'evento alle 5 del mattino, lasciando i partecipanti con ricordi indimenticabili di una notte all'insegna della musica, del divertimento e della comunità.